Questo teatro mi ha visto veramente, io c'ero all'inaugurazione, mi ha visto crescere la compagnia soprattutto. È nata qua, tante notti passate in questo teatro, il disastro dell'incendio è stata veramente una cosa drammatica. Mi auguro di vederlo e di venire all'inaugurazione. Dopo l'incendio del 2008, ogni volta che si presenta la stagione di prosa di Tolentino si ripensa al Teatro Vaccai e stavolta il sindaco Pezzanesi e il direttore artistico Marconi hanno pensato di illustrare il cartellone 2013-14 proprio lì, nella platea dello storico teatro, dove sono in corso i lavori che si spera termineranno nel 2015. Tutti sono lì ad aspettare notizie sul Vaccai e allora dico con molta chiarezza che ci stiamo attivando per ripartire da gennaio, dal nuovo anno, con un altro straccio di lavori per far sì che questo benedetto teatro possa tornare a splendere di luce immensa. Io dico con un pizzico di naturalmente ottimismo che l'estate del 2015 potrebbe essere, non quindi dell'anno prossimo, una data ideale. Il cartellone, realizzato in collaborazione con l'AMAT, propone 10 spettacoli con vocazioni e anime diverse. Giovani attori di talento, importanti nomi della rivista e del varietà, volti noti della TV si alterneranno da novembre a marzo sul palco del Teatro Don Bosco. Sono degli spettacoli divertenti, però che parlano anche, ci sono anche dei classici come Gli Innamorati, poi c'è uno spettacolo, chi ha visto l'altro anno, Ben-Hur, uno spettacolo che ha avuto grande successo qui a Tolentino, poi c'è Zuzzurra e Gaspare e in più c'è questo Grease, a Recanati, per gli abbonati c'è una possibilità di andarla a vedere. Tra le novità annunciata la decisione di bloccare i biglietti omaggio, tutti a cominciare dalle istituzioni pagheranno il biglietto a teatro. A testimonianza di ciò, il sindaco Pezzanesi ha acquistato i primi 2 abbonamenti per la nuova stagione.